dunque, il valore locativo si calcola moltiplicando i metri quadrati della superficie della casa per il costo stabilito, e noi siamo 150 metri quadri, per il costo stabilito in base alla regione dove si abita, nel Lazio abbiamo 250.000, sono ecco, 37 milioni e 500 mila. Così tanto? Sei sicuro che vale così tanto? Ma poi che valga meno di quanto l'abbiamo pagata? Ma dico, per fortuna ci sono i coefficienti correttivi. Che roba è? Sono dei numeri fissi per i quali si moltiplica la cifra ottenuta, sì, non so, bene, per esempio, bene, in base al tipo di abitazione, sì, che può essere signorile, civile, economico, popolare, rurale. Rurale, rurale, per me va bene rurale, fai rurale, dai. Ma dai, come dai. Rurale? Ma questo è signorile, quale rurale? Ma cosa è signorile, Raimondo? Tu sei il solito megalomane, ma cosa? È rurale, è rurale, c'era un cascinale prima. Ma cosa dai, vuol dire? Dai, 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 fai rurale, quant'è? Quant'è rurale? Quant'è rurale? Capirai, 0,70, 0,70, per... 0,70 sono 26 milioni e 250 mila, ecco. Così tanto? Ma dico così poco, vorrei dire, ma perché vuoi buttare giù per forza il valore della casa? E dai, dopo te lo spiego, dopo te lo spiego. Senti, adesso guarda se c'è qualche altro deficiente da detrarre. Ma quale deficiente? Coefficiente, coefficiente, coefficiente. Ma non è la stessa roba. Ma non dai, è... Dai, dai, fai i conti. Beh, c'è il coefficiente, sì, che tiene conto del numero degli abitanti dei comuni, fino, sì, a 10.000, oltre 10.000, 100.000. Roma è il più alto, è 400.000, ecco, oltre i 400. Perché prendi il più alto, sei il solito megalomane, prendi il più basso, prendi il più basso. Fai quello da 10.000 abitanti, dai, fai quello da 10.000 abitanti. Ma come Roma, 10.000 abitanti? Sì, sì, dai, 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 dai. Ma dico, dai, qui a Roma abbiamo 10.000 abitanti. Ma qui non siamo a Roma. No, dove siamo? No, no, siamo in periferia, dai, dai, qui saremo, guarda, saremo in 3.000, 2.000 abitanti, dai, fai il conto su 2.000 abitanti. Ma sì, 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 dai, fino, dai, a 10.000, sì, allora, sì, fino, dai, a 10.000, sì, allora il coeficiente, sì, è 0,80, ecco qui, viene fuori, ecco, ecco, cala a 21 milioni, contenta adesso, 21 milioni, contenta. Insomma. Ma io dico cosa? Non si può calare altro? Ma perché dobbiamo calare? Perché dobbiamo levare? Ma dopo ti spiego, dai. E beh, niente, ecco, ci sarebbe il livello di piano. Oh, qui non ci sono dubbi, qui siamo all'attico, perciò dove qui... Dove siamo? All'attico, è quando si incide. All'attico, all'attico. Sì, e tu me lo chiami attico questo? Beh, dico, ma no, dico, qui non siamo neanche all'altezza del primo piano della casa davanti, qua. Ma cosa vuol dire? Ma che ragionamento è? La casa davanti è in cima a Monte Mario, noi siamo sotto, per forza, no? E allora metti seminterrato, seminterrato. Ma come seminterrato? Seminterrato, seminterrato, benissimo, benissimo. Alto 0,80, eccolo qua. Poi mi spieghi, Sì, 0,80, sì, viene fuori, 0,80, viene, ecco, 16 milioni e 800 mila. Mi pare che bastino, oppure non basta? Non basta. Non basta, non basta. Che altro c'è? Cerchiamo qualcosa. E per va, così capisci, ci sono ancora i coefficienti di degrado, si chiama. La vecchiaia della casa sarebbe. La vecchiaia è importante, mica si può nascondere. No, no, la vecchiaia non si può nascondere, no, no, si vede proprio. Non fare il cretino, sto parlando della vecchiaia della casa, questo qui c'avrà almeno 50 anni. Ma come 50 anni? Ne ha 16, l'abbiamo comprata nuova quando ci siamo sposati. L'hanno detto a te che era nuova, perché te, questa casa è vecchia, ci sono ancora sotto i ruderi dell'acquedotto romano, dai, 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 va bene. Va bene, va bene, allora è antichissima, sì, è avanti, sì, Cristo, dai, allora dai. È 0,50. Sì, ecco, dai, dai. 0,50, così almeno viene fuori, ecco, 8 milioni e 400 mila. Oh, così la facciamo, 8 milioni e 400 mila, la facciamo. Adesso devi calcolare l'affitto. Ma quale affitto? Cosa vuoi calcolare l'affitto? Dai, dai. L'affitto è meglio che la regaliamo, sì, no? Sì, dai, su! Sì, il 3% diviso 12 vengono... 20.000 lire al mese. Dai. 20.000 lire al mese. Quanti vani sono? Ma che c'entrano i vani adesso? Sono 7, ma cosa te ne importa dei vani? Ma dopo ti spiego, tu fai il conto, dai, dimmi almeno quanto viene, sì, capisci, diviso, vediamo cosa c'ha. Diviso 7 sono 2.857 lire a vano. Alt! 2.857 per una camera, sì, giusto? Sì, 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 sì. Mettiamoci pure 1.000 lire per il bagno, va? Te, boh, 1.000 lire. Allora, ma cosa c'entra il bagno adesso? Ti spiego, allora, più 1.000 lire fa 3.857, va bene? Sì. Dunque, per un anno sono circa 50.000 lire, giusto? Sì. Per due anni sono 100.000, va bene? Ecco, te, cos'è? Vieni. Ma cosa sono? Per cosa? Ma come cosa sono, Raimondo? Sono per l'affitto della camera grande, no? Questo qui è un anticipo, un anticipo di due anni. Ma come, la camera grande? Ma letto? La mia mammina! Mamma, mammina, bella! Mammina!
D'ora in poi non sei più ospite, sai, qua dentro. No, mamma, no. Oh. Sei un'inquilina con tutti i diritti stabiliti dall'equo canone. Oh, che bello. Anzi, mammina, hai anche diritto a 8 ore di bagno. 8 ore di bagno? Sì, che meraviglia. Sì. Dai, vuoi vedere la camera? Vado, vado. Anche il bagno. Sì, sì, tutto. 8 ore. 8 ore, signora. Si fa un po' di turno. Ciao, mammina. 8 ore. Ah, ma... Raimondo. Sì. Sono così contenta, sai? Sì. Sì, per te. Per ah, per me sì, sei contenta, sì. Sì. Così la mia mamma non ti è più di peso. No. No, ci guadagni pure adesso. Ci... Io dico, mamma mia. Ah, Raimondo? Ricordati che mi hai prestato 100.000 lire. Io? Sì. Quale? Quelle lì, te le ho prese dal portafoglio. A me? Prima, mamma.